Tutto è nato per una improbabile scommessa nella notte di Capodanno, un'avventura a suo modo spirituale, partita e terminata nel segno del carnevale. È questa l'esperienza di Umberto Cinquini, carrista di Viareggio, che pochi giorni dopo il traguardo del secondo posto è partito, zaino in spalle, per il Cammino di Santiago. Una media di 26 km al giorno, 422 km in 15 giorni, con un solo giorno di pausa, da León, 300 km da Santiago, fino a Finisterre, sulla punta estrema occidentale del continente europeo, dove ha immancabilmente fatto sventolare la burlamacca. A me piacciono le sfide, poi questa sfida è una sfida senza rivali e senza giurie, ancora meglio, no? È stata una maniera per rilassarmi dopo 2 anni in cui ci siamo sentiti un po' inutili, no? Perché facendo il mestiere che si fa c'era persone che ci chiedevano di non parlare di allegria, di non parlare di carnevale. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti a fare anche il Carnevale 2022, e io avevo fatto un fioretto, forse perché avevo bevuto troppo a Capodanno, e avevo promesso ai miei amici che se il Carnevale si fosse fatto io avrei fatto il Cammino di Santiago. Dopo un lungo cammino, fatto da non credente, al suo ritorno a casa Cinquini ha portato con sé una valigia carica di emozioni, fatiche e idee. In realtà credo che sia la ricerca di un qualcosa di nuovo. Infatti l'urlo che c'è, l'urlo, l'incitamento è Utrecia, che significa andiamo oltre. Io credo che in realtà sia veramente la ricerca di un mondo nuovo. E poi religiosamente c'è evidente l'arrivo a Santiago, dove si dice che ci sia l'ultimo apostolo, Jacopo, che è sepolto dentro alla cattedrale di Santiago. Io l'ho fatto per stare un po' con me stesso e come sfida, perché secondo me da una sofferenza fisica può nascere un pensiero anche migliore, un pensiero nuovo e anche magari delle idee.